Il teatro. Il teatro è tutto. È tutto. Il teatro è emozione. Emozione. Il teatro è testa. Testa. È cuore. Cuore. È pancia. Fatto tanto teatro, teatro. Sarò cretino, però mi metti in bocca. Cioè no, veramente non sono proprio di Firenze, sono arrivata da Firenze. Ecco, brava, e mi ricordo che lei arrivò a Firenze più o meno nel 66. Sì, esatto, preciso, in quell'anno. Inverno. Sì, inverno. C'era scritto anche sui giornali. Beh, non ne dubito. È arrivata la piena, poi c'è tutta l'alluvione. Aspetta! Idiota! Oh. Sono bambino. Come stai? Come ti chiami? Ti piace Batman? C'ho il cofanetto open, sono voi. Zitto, ci sa stare? Che fa? Mi volevo ritagliare un piccolo spazio tutto mio. C'è un capannone in affitto? Faccio un piccolo preambolo. Sì, L'Odissea, signori miei, è il viaggio di Ulisse. Ulisse ha impiegato 10 anni per tornare a casa da Troia. Ecco, ora io... Ma basso là che studio. Il cavallo 10 metri per 13. Un cavallone era 10 metri per 13. A Colonia. E lo sa cosa disse? Speriamo non gli scappi la carta, perché 10 metri per 13 è un cima da più a Montelupo, 10 metri per 13. Era di legno il cavallo! L'abbiamo comprata all'Ikea. Ma che... Era sul cavallo... Per favore, mi porti rispetto! Io sono un'attrice talmente importante che un giorno la mia città mi metterà un busto! Un giorno? Un giorno! Un busto? Un busto! È una pancera oggi, intanto per vedere che mi ha tenuto un pochino. E sei astuto! È furbo! È furbissimo! Ah. E sa che tutte le sere Polifemo si ubriaca! L'aveva prescritto il dottore. A chi? A Polifemo, l'oculista, gli aveva detto tutte le sere si deve ubriacare. Perché? Perché dopo ci vede doppio, c'è bisogno di... Risale sulla nave. Sì. E finalmente giunge a Itaca. Cioè? A casa. Oh, arriva a casa, scende dalla nave. E la trova piena di proci. Prova? Piena di proci. E gira la prua e torna a Troia, dice sono mia scemo. Spendevo, però stavo meglio. Buona finisca. Andiamo avanti. E Biancaneve sì, sì. Era, è oltre a essere dolce, era anche bellissima. Con i capelli lunghi. E poi era magra. Era bianca. Una mattina la matrigna Grimilde le disse: Biancaneve, perché non vai in bosco? Non ce la fa! Forza! Il primo è dotto, faccio dotto! E beh, chi fa? Dotto! 7742, 7824, la capitale della Spagna, Madrid! Radice cubica 7915! Sono dotto, non genio, che cazzo volevo fare? Poi c'era gongolo, faccia gongolo! Eh? Gongolo? Cucciolo, faccia cucciolo! E poi c'era Eono, col soffio poderoso. Da dove? Dalla bocca? E poi c'era Bronco. Ah, senta te, grassona brutta, tu sei ignorante, cattiva, ti venire. Pisolo! E infine, c'era il dolce Mammolo, che adorava cogliere... Oh, c'è Mammolo. Pisolo, faccio un minuto. C'è il Mammolo! Che fa Mammolo? Coglie fiorellini. Oh, un fiore, oh, due fiori, sono Mammolo, ho detto Finocchio, vabbè. I nani appena videro Biancaneve dissero. Eh? Appena videro Biancaneve dissero. Quella che parla con gli uccelli, non fa una conferenza stampa. E la vecchina le mostrò il cesto con le mele. Sì. Prende una mela. Eh? Prende una mela. Azzu. Angurie, melone. No, no, trovata. Eccola. Oh, una mela, finalmente mangio, era tanto, non mangiavo. Ed era avvelenata. Che culo. Faccia nani. Pronto. Appena videro Biancaneve, subito dissero. È morta Biancaneve. Ci toccherà riassumere una filippina. La filippina? La filipponi la uccetta, capena. Guardi, è arrivato il principe azzurro a cavallo. Meno male. Ah, sempre io, eh. Per lei, certo. E chi fa? Vado e faccia il principe azzurro a cavallo. Pronto. Cavallo addosso, obbligato, insomma, avuto da piccino. Scenda da cavallo! Pronto? Che fa? Sono rimasto un po', no? Il principe, appena vide Biancaneve, se
ne innamorò. Una volta, eh? Della morta. Che bella gente c'è nelle favole. I Pacciani fra quanto arriva, no, sapete? E la baciò. No, abbia pazienza, io non mi fastidio. Baci la morta. Baci la morta. Baci la morta. Lo sa più volentieri, bacio lei, lascia fare, bacio la morta.